Salve, dopo un po' di tempo riprendo il ciclo sulle variazioni di Beethoven per l'Accetto della Spezia e, ahimè, lo riprendo all'inizio di un'altra situazione critica per quello che riguarda la pandemia che ci ha colpito in questo terribile 2020. Tuttavia, anche stavolta, Beethoven mi fa compagnia. Le ultime due puntate della nostra serie saranno dedicate alle variazioni opera 35 e alle variazioni di Abelio opera 120. Quindi in questa affronto le variazioni in mi bemolle maggiore opera 35, che per la precisione Beethoven presenta come 15 variazioni con fuga opera 35. Le variazioni opera 35 sono un pezzo particolare e come dico nel titolo, questa camminata del tema che in qualche modo ci porta da una situazione di ingenuità ai culmini della terza sinfonia, passando attraverso il balletto Le creature di Prometeo. Il tema non compie soltanto un viaggio all'interno di queste variazioni, appunto, ma compie un viaggio attraverso ben quattro lavori di Beethoven, che possiamo appunto brevemente riepilogare. Si parte dalla contraddanza, che fa parte delle contraddanze WO14 del 1800 circa, per andare al balletto Le creature di Prometeo, per l'appunto, del 1800-801. Per passare a questo ciclo di variazioni nel 1802 e subito dopo entrare nella terza sinfonia eroica che viene terminata nel 1804. Quindi possiamo dire che il tema di queste variazioni per Beethoven rappresenta una forma di ossessione in questo periodo, una specie di idea fissa. In questo pezzo, proprio in questa composizione per pianoforte, comunque, Beethoven opera, trova delle soluzioni che sono assolutamente avanzate e futuristiche rispetto alla sua musica di quel periodo. Cioè, queste variazioni hanno un tratto fortemente sperimentale, come le loro sorelle, opera 34, di cui abbiamo già parlato in una precedente trasmissione. La opera 34 si caratterizzava per il fatto che le sei variazioni erano tutte in differenti tonalità e in differente metro. In questo caso no, abbiamo una unità tonale sostanziale, abbiamo una certa coerenza metrica, spesso passando da una variazione all'altra, ma abbiamo alcune novità tecniche, tecnico-compositive, che sono assolutamente particolari. Diciamo che in qualche modo, per la prima volta in un pezzo pianistico di Beethoven, la forza dell'idea prevale anche sull'eseguibilità. Cioè la concezione di questo pezzo è talmente grandiosa e complessa che in certi casi prescinde dallo strumento per il quale è scritta. Infatti, possiamo dire che fino a quest'epoca è il pezzo più scomodo di Beethoven, almeno secondo me. Certi elementi appunto di scomodità pianistica, diciamo, in cui, come dicevo, il pezzo sembra provenire da una dimensione strumentale che non è quella del pianoforte, diventerà una cifra beethoveniana soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita e della sua attività di compositore. E è molto legato anche al ritorno e all'uso piuttosto intensivo di forme contrapuntistiche barocche, come appunto la fuga. Non a caso la fuga che va a terminare quest'opera, o meglio, che fa da pre-finale di quest'opera, ha molto a che fare strumentalmente con l'analoga fuga che viene posta come penultima delle variazioni sul tema di Diabelli,
o con la fuga finale, in qualche modo, anche dell'opera 101, che è di molti anni successiva. C'è una novità comunque già all'inizio della composizione. Il tema è celeberrimo, il tema della sinfonia, del finale della sinfonia eroica. Questo tema ha un'introduzione. Beethoven scrive esplicitamente introduzione col basso del tema. Cioè, Beethoven decide qui di adoperare il basso del tema come tema autonomo. Se io vi suono il tema soltanto con basso e melodia, sentite cosa succede. Diventa l'elemento sul quale Beethoven costruisce questa introduzione. L'introduzione è costruita in quattro mini variazioni, cioè variazioni su un tema che non si sente ancora. Nella prima variazione abbiamo soltanto il basso raddoppiato all'ottava, nella seconda variazione abbiamo un contrappunto a due parti, nella terza variazione abbiamo tre parti. Nella quarta l'abbiamo a quattro parti. Dopodiché comincia il pezzo col tema, la prima variazione, eccetera, eccetera. Queste variazioni sono brevi, nel senso che hanno esattamente il numero di battute del tema, e alcune di queste sono ancora piuttosto convenzionali, mentre altre rappresentano, diciamo, delle novità. Nella scrittura beethoveniana. Diciamo che in questa fase, appunto, opera 35, dobbiamo pensare che siamo a ridosso della seconda sinfonia e del terzo concerto per pianoforte. Quindi, sotto l'aspetto tecnico-pianistico, c'è una certa vicinanza con il rondò del terzo concerto, specialmente la seconda variazione. E mentre appunto sotto l'aspetto compositivo, ovviamente, queste variazioni hanno ognuna comunque qualche cosa di particolare. Come ho detto già in precedenti incontri, le variazioni spesso si strutturano come piccoli studi, nel senso che costituiscono anche proprio degli oggetti che mettono a fuoco una difficoltà pianistica. Che può essere quello delle ottave sciolte, delle terzine veloci in arpeggio come la seconda, degli accordi come la terza e di un movimento, diciamo, continuo e non comodissimo della mano sinistra come la quarta. La quinta variazione rappresenta un punto di riposo, diciamo. La sesta, ad esempio, contiene una sorpresa tonale. Ecco. Se consideriamo che abbiamo un tema che però viene anticipato dal basso del tema stesso, possiamo pensare che ogni tanto Beethoven adoperi la melodia come elemento di variazione oppure il tema del basso. Ad esempio, nella sesta variazione, il tema viene replicato quasi identico nella melodia. Ma l'armonizzazione è sbagliata. Quindi questo tema stavolta viene presentato in do minore anziché in mi bemolle maggiore. È una variazione minore, diciamo, non dichiarata perché la melodia rimane uguale a prima. Quindi è un giochino contrappuntistico, insomma, o meglio armonico in questo caso, nel senso che è una reinterpretazione armonica del tema. Gioco contrappuntistico invece è la settima variazione, che è un canone all'ottava. L'ottava variazione è un momento in cui al tema vengono
dati delle figure di accompagnamento molto morbide in arpeggi, con un uso del pedale che in qualche modo anticipa quello che è poi il finale della sonata Waldstein. Tanto è vero che anche qui ci potrebbero essere delle ambiguità di scrittura beethoveniana, perché apparentemente la scrittura del pedale di Beethoven vorrebbe un pedale tenuto per tutta la prima frase. Questo pedale lunghissimo oggi ci dà un po' fastidio, però su alcuni pianoforti e in determinate acustiche può essere comunque praticabile. Diciamo che anche l'edizione che adopero, per esempio, che è un'edizione critica, consiglia di cambiare il pedale alla seconda battuta. Pulirlo. Sono quei problemi su cui non bisogna troppo fissarsi, però che sono strettamente legati alla natura dello strumento e al fatto che lo strumento di oggi sia così profondamente diverso dagli strumenti che poteva avere Beethoven in questo momento della sua produzione, specialmente. La nona variazione è una variazione violenta condotta sul basso del tema, la decima invece è piuttosto aerea e saltellante. L'undicesima potremmo definirla piuttosto galante, e la dodicesima è la variazione che prende in esame ancora una volta soltanto l'aspetto armonico senza melodia, quindi sostanzialmente si riaggancia al tema del basso, e la tredicesima comprende dei salti piuttosto bruschi. È un pezzo di bravura, però con una scomodità tale per cui in un certo senso rende difficile al pianista fare bella figura, insomma. Finalmente alla quattordicesima arriviamo veramente a una variazione in minore, in mi bemolle minore, in cui il tema è il tema del basso, con un contrappunto molto morbido. La variazione è di nuovo in maggiore ed è la più lunga di tutte. È indicata largo e usa dei valori molto molto brevi, arriva fino ai 64esimi, il che quindi ci fa pensare che non possa essere eseguito, anzi, ai 128esimi veramente. Quindi non può essere eseguita in maniera particolarmente scorrevole, proprio per evitare che queste figure così brevi diventino poco chiare o eccessivamente virtuosistiche, perché comunque è una variazione pur sempre di tipo cantabile. La variazione porta sostanzialmente il ciclo a conclusione. A questo punto entriamo nella parte conclusiva, con un'indicazione di coda che porta alla fuga. La fuga è fugato a tre parti, anzi, finale alla fuga lo chiama, quindi non proprio come fuga, ma lo indica alla fuga, per darsi, come dire, un minimo di tolleranza, di libertà, e il soggetto sostanzialmente è l'inizio del basso. Prevalentemente a tre voci, anche se poi ci sono alcune libertà, ci sono delle parti in più, ci sono dei raddoppi, eccetera. E di notevole scomodità, ma di notevole efficacia musicale. È un pezzo grandioso. Questa fuga ci aspettiamo che porti ad una conclusione trionfale del pezzo. In realtà ci sorprende bloccandosi alla sua conclusione e riproponendo il tema come una specie di carillon o di giostra lenta.
questo carillon ci dà un altro paio di variazioni finali e una coda. Questa struttura delle variazioni per 35 è stata in buona misura ripresa nella sinfonia, però con una differenza fondamentale, cioè se all'inizio della sinfonia sostanzialmente Beethoven fa la stessa cosa che fa all'inizio di queste variazioni, cioè presentare il basso isolato e poi dopo aggiungere il tema, successivamente il finale dell'eroica non prevede delle variazioni separate nettamente, ma prevede delle lunghe sezioni che si innestano l'una nell'altra, in cui le sezioni fugate prevalgono, ma ci sono anche degli episodi che non esistono in questo ciclo di variazioni. C'è un movimento tonale più libero, c'è una variazione in Re maggiore, quella diciamo col flauto come protagonista, c'è una variazione in Sol minore che ha un carattere decisamente da cavalcata all'ungherese, ma quello che è comune è il fatto che alla fine anche della sinfonia c'è la ripresa più lenta del tema e un gruppo di variazioni appunto finale in tempo più lento. Il grande vantaggio della sinfonia sul ciclo pianistico di variazioni è che la sinfonia prevede una polifonia più semplice, nel senso più, non più semplice, più complessa, ma più semplice da realizzare. Noi pianisti abbiamo il problema che comunque sia, per quanto bravini, abbiamo sempre due mani. Queste due mani permettono l'esecuzione di un certo numero di parti contemporaneamente, ma è chiaro che le distanze fra queste parti e dei limiti di forza e dipendenza delle dita ci costringono, diciamo, a avere una polifonia che sia compresa entro certi limiti. L'orchestra non ha questo problema. L'orchestra prevede una polifonia a qualunque distanza, a qualunque velocità. In ogni caso, normalmente uno strumento o un gruppo di strumenti porta avanti la sua linea e questo dà al pezzo una maggiore scioltezza, una maggiore ricchezza, eccetera. Quindi io quello che consiglio assolutamente è di andare a sentire poi il finale della sinfonia in mi bemolle di Beethoven e confrontarlo un po' con queste variazioni. Le variazioni a quel punto ci sembreranno magari deboli, ma non è così, perché queste variazioni hanno proprio la forza della difficoltà, la forza di questa materia che non vuole farsi tanto piegare, una loro dimensione, diciamo, da Michelangelo, oppure potremmo dire addirittura una dimensione prometeica. E in questo senso il passaggio dall'eroe Prometeo all'eroe Bonaparte, in quella che è la visione di Beethoven, finché poi il Bonaparte non si proclama imperatore e induce Beethoven a pensare tutto in maniera molto diversa, questa visione ha proprio a che fare con lo sforzo prometeico, con la sofferenza del titano che ha donato il fuoco agli uomini e che viene punito da Zeus, venendo legato alla roccia, imprigionato e condannato ad avere il fegato sempre mangiato dall'aquila ogni giorno, questa pena terribile, che in qualche modo quindi noi possiamo vedere rappresentata musicalmente dal fatto che Beethoven, in questo ciclo di variazioni, non è più naturale nella sua scrittura pianistica, ma fa sempre avvertire uno sforzo, una difficoltà, quasi una inadeguatezza del mezzo al fine. Ecco,
Magari questa è un'opinione anche soggettiva, insomma, però chiunque metta le mani su questo pezzo, comunque all'inizio perlomeno, ha l'impressione che non si possa suonare tanto bene il pianoforte. E questa dimensione così di sforzo, di alterità un po' rispetto allo strumento, rimane presente anche quando uno il pezzo se l'è imparato un po' meglio, insomma. Ci sono composizioni molto difficili di Beethoven che comunque sono scritte in maniera più naturale, specialmente ancora in quest'epoca, all'inizio dell'Ottocento, in cui Beethoven non rinnega la scrittura brillante del pianoforte, specialmente nei concerti, ma anche nelle sonate. Dobbiamo dire che dobbiamo anche ringraziare Franz Liszt perché, avendo trascritto la Sinfonia Eroica per pianoforte, ci dà la possibilità di confrontare con le variazioni per pianoforte anche la sua trascrizione pianistica del finale della sinfonia, che in qualche modo li avvicina, perché è chiaro che confrontare un pezzo pianistico a una sinfonia, quindi un pezzo per grande orchestra, è comunque difficile. È molto interessante sentire le due versioni pianistiche, quindi quella originale di Beethoven e la trascrizione dalla sinfonia fatta da Liszt, in maniera ravvicinata, perché questo, come dire, ci può far capire molte cose anche su come Beethoven in pochissimo tempo, quindi praticamente l'anno dopo la composizione di queste variazioni, riesca a fare, a trasformare il materiale di queste variazioni in qualcosa di ancora più potente e, attraverso la versione sinfonica, a fare sì che certe inadeguatezze strumentali spariscano. Ad esempio, il finale, proprio il finale lento, ha una conclusione che dovrebbe essere una conclusione grandiosa, in cui il basso replica quello che è il vero semplice tema, combinato ancora con la melodia principale. Diciamo che la conclusione, portarlo al punto culminante sul pianoforte, sembra un po' inadeguato e insoddisfacente, mentre con l'orchestra, ovviamente, tutta la parte conclusiva dell'eroica è giubilante, trionfante, perfettamente riuscita. Si potrebbero fare tanti discorsi che risparmiamo, insomma. Una cosa ovvia è questa, che le creature di Prometeo siamo noi, sostanzialmente. E quindi, quando Beethoven pensa a Prometeo, appunto, pensa anche all'umanità, cioè abbiamo già questa grande comunicazione, questo tentativo di grande comunicazione sociale, di grandissima retorica, che diventa un po' la cifra del Beethoven di mezzo. Cioè, il Beethoven nel periodo centrale della sua produzione, diciamo appunto dall'inizio dell'Ottocento fino alla crisi che poi subentrerà intorno al 1815, ecco, è il più grande retore della sua epoca, il più grande comunicatore, quello che veramente sa coinvolgere le masse. Riuscirà anche a fare questo poi nella Nona Sinfonia, lo fa in maniera esplicita, attraverso proprio l'uso dell'ode alla gioia, eccetera. Questa forma di grande comunicazione, che va oltre quello che era lo scopo della musica fino ad allora, e che è una delle grandi novità che Beethoven porta nell'arte, ecco, questa grande forma di comunicazione in qualche modo viene inaugurata da queste opere, dell'inizio dell'Ottocento, che rappresentano un momento in cui Beethoven parla esplicitamente ai suoi fratelli, all'umanità, ed è un momento evidentemente in cui
Beethoven comincia anche a fare i conti con la sua fragilità, perché proprio nel 1802 Beethoven comincia a fare i conti con l'inizio della sua vita, e questo sarà poi il grande problema successivo della sua vita. Ho eseguito più volte la sinfonia di Beethoven, la terza sinfonia di Beethoven trascritta da Liszt. E qualche anno fa l'ho registrata per Sheva, quindi a chi interessa la mia esecuzione è anche scaricabile eventualmente da Spotify o da altre piattaforme. Mentre tra qualche giorno, spero, se non ci saranno complicazioni di vario tipo, potrò registrare queste variazioni al primo 35. Intraprendendo quindi il terzo album dell'integrale che sto realizzando per un classical. Ecco, questo è quanto. Io ringrazio ancora l'Acito della Spezia per avermi stimolato in questo progetto. Thank you.
Thank you.
Thank you.